Cos'è l'onda verde? È giusto dirlo, perché l'onda verde è l'ambiente, cioè siamo noi, in fondo l'ambiente siamo noi, è il diritto che hanno tutti gli esseri viventi di vivere in un luogo e in un posto che sia a misura propria, che sia non inquinato e che sia naturalmente che porti quello sviluppo che deve essere. Faccio un esempio tipico: se avessimo degli autobus elettrici avremmo anche un modo per fare la lotta alla povertà, perché l'autobus elettrico riduce molto i costi di gestione e naturalmente potremmo pagare meno il biglietto o addirittura non pagarlo, oppure anche gli stessi impianti che potremmo avere a casa con l'energia solare potrebbero essere di abbattere molto la bolletta elettrica. Noi siamo per la lotta alla povertà e con l'ambiente ci suggerisce come eventualmente abbattere i costi, l'abbiamo. Poi noi siamo in una terra spettacolare che è la Sicilia, che è Palermo, che è la stessa Italia, che ci permette di ragionare in questi termini. Purtroppo non c'è mai stato un piano serio di queste energie rinnovabili e risorse alternative. È il momento di farlo. E l'onda verde, che parte da lontano, naturalmente parte da tutto il mondo e sta arrivando anche in Sicilia e in Italia, dà queste possibilità. Palermo e ambiente, come si coniugano? Palermo ambiente, intanto dico, siamo tra le città tra virgolette meno inquinate d'Italia, e questo non lo dico io ma lo dicono le statistiche e le rilevazioni fatte, ed è purtroppo una cosa positiva che una cosa negativa, perché è negativa perché sicuramente non ci sono le industrie, però nello stesso tempo le industrie non fanno quell'effetto che provocano a Milano o a Torino, dove praticamente l'aria diventa irrespirabile non soltanto per il traffico cittadino ma soprattutto per i vari sversamenti, il vario inquinamento che provocano sia l'industria che soprattutto il riscaldamento. Noi qua abbiamo l'ambiente che è favorevole, è amico. Noi diciamo sempre che abbiamo il sole, il mare, ora cominciamo a utilizzarli per combattere la povertà. Come ho detto prima, basterebbe un niente per trasformare gli autobus elettrici, investire in elettrico, e sicuramente avremmo dei costi molto inferiori di gestione, come l'avremmo avendo la bolletta elettrica a casa e attraverso l'ambiente. Dobbiamo andare su questa strada, tra l'altro ce lo chiede il tempo, l'ambiente, il clima, e dobbiamo cercare di combattere questi cambiamenti climatici che fanno, ad esempio a Partanna, Mondello, comunque in tutta la città di Palermo, creano un effetto che non c'era mai stato, di questi temporali così potenti che creano difficoltà a tutta la città. Quindi Palermo è messa bene come ambiente, ci vorrebbe più attenzione però ai fattori atmosferici e alla cura della città in genere. Ci vuole, dico io sempre, un rispetto per l'ambiente, perché deve partire da noi stessi. Io dico sempre, l'ambiente in fondo siamo noi, la carta per terra, la differenziata, nascono dalla volontà di ognuno di noi di farla, e le istituzioni devono essere permeate da questo.